Le parole anche di Arriva Bene, che ha detto da quando è arrivato Dusan è lui al centro del progetto, Dybala non lo è più, o si adatta ai nuovi parametri, si dimezza lo stipendio, altrimenti addio. Cosa ne pensate? Sono d'accordo con io, cioè a me dispiace per come, cioè, per come è gestita, per come si è evoluta. E comunque Dybala per noi è della nostra annata, diciamo più o meno, è un po' l'uomo simbolo della Juventus, no? Cioè Sì. Dybala, Pogba, Mandzukic, sono questi giocatori un po' che hanno Tevez. Tevez, e Morata. quindi sì, anche Morata, però secondo me Tevez, Dybala, Pogba racchiudono un po' di Possiamo dire dati. che Morata è rinato? Che Morata è rinato? Ma tu ti stupisci anche, guarda che Morata è sempre stato così, da quando non ha più il peso dell'attacco, ma anche con Tevez, con Ronaldo, ha Sì, sempre il fatto il punto è punto. quello. Perché forse Allegri sbagliava a metterlo prima punta. Allegri, Morata deve fare un po' il libero E non d'attacco. ce Non è che l'aveva la prima sbagliava, punta. non c'aveva alternative. Allegri poteva Chi deve mettere solo lui. mettere? Chi deve mettere? Rugani, mette Giochi Vlahovic senza nell'attacco. punta. Giochi senza punta. Il E Manchester City. certo, senza punta, già non facciamo gol con la punta, arriva senza punta. Ci può stare. Però no, comunque. Io, no, ti ripeto, sono dispiaciuto a prescindere perché se ne va, perché comunque ormai avevo fatto l'abitudine, cioè non ho mai pensato ad una Juve senza Dybala. Però arrivato al punto in cui si acquista un attaccante di quel peso lì e c'è un'idea, già il fatto che la Juventus abbia un progetto a me mi incoraggia, e se questo progetto prevede il non rinnovo di un ragazzo che si parla più delle sue assenze che dei suoi gol in questo momento, senza sputare in faccia al passato e quello che ha fatto per la Juve, è un Dybala che nei momenti decisivi e ogni volta sento dire, per giustificare la Juve, ma questa Juve giocava senza Dybala e Chiesa, cioè quest'anno ho sentito più volte questa frase che le partite buone di Dybala, che poi comunque abbia fatto i Ok, suoi gol questa, quest'anno. perdonami, ti interrompo subito. Questa frase va bene per Dybala, ma non va bene per Chiesa, perché poi alla fine Chiesa si è dimostrato un giocatore decisivo. Guarda la sfida col Porto, col Milan. Ma scusate, Federico Chiesa ha avuto un infortunio che lo porta fuori a prescindere tutta la stagione. Parlo Ah, di Dybala, si Chiesa, prende povero, si è dall'infortunio. fatto male al quadricipite a inizio stagione, dopo si è frantumato il ginocchio, poverino. Cioè, Chiesa proprio quest'anno No, con però l'altro ok, ma Federico Chiesa vai Fubè, vai Fubè. ha avuto un infortunio che lo porta via tutta la stagione. Ok, Dybala è un continuo ricadere, è un continuo 3 giorni, 5 giorni, e poi lo rimetti al 70esimo perché devi riprendere il ritmo, e poi c'è uno stiramento, e poi c'è un affaticamento, e poi in Champions non c'è mai, e perché non è mai al top della forma. E sinceramente, venire a Torino e alla Juventus e chiedere il rinnovo al pari di un Vlahovic, che comunque viene da fenomeno europeo, nel senso prospetto da grandi aspettative, con un peso specifico importante, e che hai dovuto prendere perché non eri sicuro, secondo me, dell'arrivo del rinnovo di Paulo Dybala, o meglio eri sicuro che Dybala non l'avresti rinnovato dopo l'incontro che c'è stato ad ottobre. Paulo Dybala, si fanno No, sempre discorsi del aspetta. tipo: Vai, vai, finisci, Oscar. dopo ti Sì. dico una No, cosa, sono vai pure. discorsi, ma Airway, che diceva nel video, ma perché il calcio non è più un calcio di emozioni, perché Paulo Dybala non c'è rispetto per lui. Io credo che se Paulo Dybala avesse avuto un minimo, avesse ragionato un attimo, avrebbe capito da solo che in questa Juventus non è decisivo da un po', e che era logico non rinnovare a cifre così alte il suo rinnovo di contratto. E se quindi si parla di un calcio di amori e rispetto per il passato, Paulo Dybala avrebbe dovuto accettare il rinnovo a cifre più basse. E soprattutto, Allora, vai, aspetta. vai, vai, vai. No, allora, capisco quello che dici, però allora partiamo dal presupposto. Cosa confermata anche da Riva Bene? Ad ottobre l'accordo c'era, 8 più 2. Dopo Dybala col Venezia si è fatto male, è stato fermo altre 2 o 3 settimane, quasi un mese. E la Juventus ha detto nel mentre, perché? Perché non ha firmato? Perché non, Antun non aveva il tesserino, non era ancora qualificato come cosa. Quindi, prima colpa è di Dybala di non aver avuto un cavolo di agente qualificato, perché se lui avesse avuto un agente qualificato confermato da Riva Bene, l'ha confermato, avrebbero firmato. La Juventus ha dovuto aspettare i comodi di Dybala e del suo procuratore. Il problema è la Juventus, probabilmente accecata anche dalle buone prestazioni che faceva fino a quel momento, perché fino a quel momento lì girava bene Dybala, non aveva avuto problemi. Ha detto va bene, poi ha avuto l'ennesima conferma nel periodo in cui aspettavano Antun della poca fragilità, della poca
integrità fisica, e cos'è che ha detto? Alt, noi dobbiamo dare 8 milioni più 2, quindi in totale 10 per 5 anni a un giocatore che ha 29 anni, non è integro fisicamente, non è integro, non ti garantisce la continuità che dovrebbe avere un capitano, uno che ti va a prendere uno stipendio da top player e un giocatore che ti fa il 30% delle stagioni, delle partite, cioè te le salta, scusate. Comunque, raga, sono tante. Sì, sono d'accordo io. Sei bloccato? Esploso, oh no. Maschera. Quale brutta espressione, sei bloccato poi? Riot. Ci sei bloccato. Tolgo un attimo appena si riattiva, poi ripartiamo. No, io Fube e Lore, perché poi anche se sei laziale, comunque questo per la tua, ti faccio una domanda. Non è che per caso la Juventus aveva già intenzione di non rinnovare Di Bala già a ottobre? Io credo, è una mia ipotesi, che dopo il mancato rinnovo ad ottobre di Di Bala, la Juventus abbia preso Vlahovic sapendo che a gennaio non avrebbe, e in marzo non avrebbe rinnovato Di Bala. Ma c'è proprio il punto che lei non comunque sarebbe scesa al tavolo, ma comunque avrebbe detto Di Bala. Alla fine gli ha offerto questo contratto. Juve non gli ha proposto, dopo quell'offerta lì non gli ha più fatto offerte. Hanno sempre rimandato gli incontri. E secondo me la Juventus, dopo il mezzo casino che hanno combinato con agenti, l'infortunio di Dybala, quello che non poteva firmare il contratto, la Juve aveva preso una decisione, ha detto ok, basta. Perdo la mia maschera, ti eri bloccato. Sì. E secondo me Vlahovic è proprio un acquisto fatto a novembre, quando hanno deciso di non rinnovare Dybala, se no non si sarebbe arrivati adesso. Ma scusa, posso dire totalmente differente, un giocatore che ti serviva la Juventus, una prima punta, quindi per me Vlahovic è un colpo che è stato fatto indipendentemente da Dybala. Dybala con Vlahovic non ha ruolo, ma io sto dicendo quello, ma la Juventus ha fatto quell'acquisto lì perché servivano i gol. Con Morata purtroppo solo prima punta non avevi gol, e questo qua quello che voglio dire. Quindi per me è stato indipendentemente da tutto preso Vlahovic, perché poi ha detto volevamo evitare l'effetto asta quest'estate, perché se si presenta un United con un tot di milioni, l'Arsenal tot di milioni, il City tot di milioni, il Tottenham, ti dicono guarda, vieni sì qua. Però arriva bene, non dice che i Rubini, non dice Vlahovic al centro del progetto a marzo a caso, lo dice perché se prima Dybala era stato rinnovato a 10 milioni l'anno perché erano 8 più 2, significava che a Dybala gli era stato proposto un contratto da centro del progetto. Nel momento in cui la Juventus prende Vlahovic e decide che Dybala non è più al centro. Sì, ma dal momento in cui prende Vlahovic, penso che sia automatico il fatto che debba essere lui al centro del progetto. Cioè, un giocatore da 70 milioni... Scusate se vi interrompo, chiedo velocemente l'opinione a Lorex, perché poi abbiamo Luca Leone da far entrare. Ti vuol proprio cacciare, Lore, c'è poco ma da fare. Ma non è che lo caccio, Lore, sei il benvenuto quando vuoi, qui, da me e da Sera. Però non puoi scansarlo così, poverino. Quindi, Lore, guarda, dimmi la tua su Dybala, cosa pensi, cosa... Guarda, velocemente, io sono d'accordo che la Juve doveva fare qualcosa di più, ma anche Dybala doveva scendere a compromessi di più. Se lui veramente ama giocare per la Juve, ama la Juve, scendeva più facilmente e immediatamente a compromessi. Poi che lui abbia rifiutato cifre, ok, però non lo so. Io se fossi stato in lui e mi avessero detto ok, io ti voglio mettere al centro del progetto, però devi accettare uno stipendio minore, avrei accettato, anche perché deve essere anche conscio di quello che ha fatto. Lui quando gioca, ok, dà sempre il meglio e gioca sempre benissimo. Il problema è quando gioca. Credo faccia pochissime presenze all'anno da 3-4 anni a questa parte, ecco. Non quindi da un saltate al momento 13 di partite, cioè, di cui 3 in Champions, che sia il 30% penso delle partite, e non è ancora finito il campionato, perché sicuro adesso non so se le prossime partite no, io non so se giocherà, se diranno che è infortunato e c'ha problemi fisici e non giocherà, perché non lo so, perché non si stanno lasciando bene le due Dybala e... in ogni caso ribadisco non andrà all'Inter. Dell'Inter ne parliamo immediatamente con Luca Leoni. Secondo me ha fatto bene Dybala, assolutamente, perché allora io se fossi stato in Dybala avrei fatto esattamente la stessa cosa, ma non perché voglio andare all'Inter, che secondo me non andrà all'Inter perché è un'operazione
difficilissima, però magari può succedere, però non succede, ma se succede. Però è lo stesso discorso di Insigne, con i dovuti paragoni, nel senso che Insigne era un giocatore rappresentativo al 100% di Napoli. A Dybala, qualche anno fa, anche solamente quest'anno, sono state fatte delle promesse, aveva la numero 10, è sempre stato un po' il giocatore su cui la Juve ha puntato molto. Ora ti vengono a dire, non ti diamo le stesse cifre, non vogliamo aumentare o comunque darti un ingaggio consono a quello che rappresenti, allora giustamente lui dice vado da un'altra però, parte. Perdonami. La Juventus ha puntato molto su di lui, però lui forse non ha restituito quello che la Juventus si aspettava. La Juventus qualche anno fa l'ha messo... La Juve non è che si inventa che Dybala non è più al centro del progetto o che non merita più 10 milioni. La Juventus è un'azienda e come azienda valuta i risultati, le cose che sono andate bene e le cose che sono andate male. Dybala non rende bene da 3 anni. L'ultimo anno che ha reso meglio è stato con Sarri, l'anno del Covid, e poi è stato il nulla. L'anno scorso 4 gol, se non sbaglio forse 5. E quest'anno, infatti, nei momenti importanti è andato via, non c'è stato. Io ti dico, Luca, che come per Dybala a ottobre si diceva che c'erano dubbi sul rinnovo e tutti davano per certo il rinnovo, ti dico che le stesse voci di cui che adesso parlano di Dybala Inter, secondo me sono le più fattibili al momento, perché Marotta è il giocatore che ha dato fiducia a Dybala quando stava al Palermo, quindi stai tranquillo. Sì. Che Paolo Dybala va all'Inter, anche perché Paolo Dybala in qualsiasi squadra oltre l'Inter non sarebbe al centro del progetto. E questo è vero. Dimmi, Luca. No, io parlavo dal punto di vista di Dybala, nel senso che la Juve giustamente... Ah, certo, poi ognuno fa il suo fa i suoi interessi, Io fossi stato in Dybala avrei fatto così, perché lui giustamente si crede, tra virgolette, crede che possa dare ancora molto. Poi io non sono ancora sicuro che tutti questi problemi di Dybala siano dovuti solamente a problemi fisici, ma non anche a mal di pancia portati avanti. Questo è un mio sospetto, non c'è nulla di fondato. No, dimmi, vai maschera, vai. No, la cosa è che io, come ho detto prima, partirei da un presupposto. La Juventus ha sempre ragionato da aziendalista. Basta andare indietro di 12 anni, Del Piero. Quando non servi più, vieni cacciato. Come Totti quando è stato cacciato dalla Roma. Nessuno mette in dubbio le qualità di Dybala, però se devo scegliere, Luca, adesso ti metto davanti una scelta. Tu hai la possibilità di investire 50 milioni in un giocatore che non ti garantisce tutto l'anno integrità fisica. Ci siamo capiti, tipo Dybala? 50 milioni perché tu dovresti 10 milioni, bonus così, però in totale più o meno 10 milioni. E devi scegliere se investirli lì oppure andare a investirli in un magari giovane di prospettiva che magari può costarti di meno, puoi andare a sistemare magari anche il centrocampo e la difesa e fare più operazioni. Cioè, io capisco la Juventus che dice a ottobre, ok, vanno bene queste cifre, però poi sfiga vuole che Antun non è ancora procuratore, non possono firmare, quindi qua vedo la colpa di Dybala, perché se ci avesse tenuto tanto avrebbe cambiato o procuratore o avrebbe firmato. Vabbè, ci siamo capiti. Ma non si può pensare che uno non c'ha la possibilità di firmare un contratto, capito? Cioè non puoi... Appunto, io dico, appunto. Dybala, se a ottobre avevi trovato le cifre, come ha confermato arriva bene 8 più 2 e l'ha confermato lui stesso, firmi, altrimenti ti stacchi dal tuo procuratore e firmi. Questo dopo sfiga vuole che tu nel periodo hai avuto un botto di infortuni, la Juventus ha detto, occio. Cioè, ti do comunque un stipendio importante da 6,5. Ti faccio una domanda, Maschera, perdonami, la faccio a tutti, Fube, Luca, Sir, Davide. Aspetta, la domanda era, Luca, cos'è che faresti? Dovessi scegliere dove investire? Ah no, ma io non ho detto che non avrei fatto come la Juve, cioè nel senso la Juve ha fatto la sua scelta e Dybala giustamente ha preso le decisioni del calcio. Cioè nel senso, è una separazione tra virgolette consensuale, perché alla fine... uno voleva una cosa, un altro ne voleva un'altra e alla fine della fiera si sono tra virgolette accordati. Io sto dicendo che capisco entrambe le posizioni, giustamente certo. Dybala vuole qualcosina in più, la Juve non glielo può dare
e giustamente lo va a cercare da un'altra parte. Quindi ci sta, cioè non è niente di strano, niente di clamoroso. Mi dispiace di più per Insigne, tra virgolette, che è una cosa un po' diversa rispetto a Dybala. Sì, quello perché... è totalmente diverso. Adesso ci vogliamo toccare un attimo, però volevo farvi una domanda. Secondo voi Dybala potrebbe che non ha firmato il rinnovo a ottobre, anche perché magari stava valutando altre, sebbene no, tutti dicano che per lui si tratta solo la Juve, non voglio metterlo in dubbio, non è che per caso stava valutando altre piste, perché poi Dybala Fube ha ragione, Dybala se non all'Inter, e anche all'Inter, ora come ora non ne sarei pieno certo, non verrebbe messo al centro del progetto. È un giocatore tecnico, è un giocatore fortissimo, ha 29 anni. Io qui non sono d'accordo, perché ci stanno parecchie squadre che appena uscita fuori sta notizia, hanno parecchie squadre inglesi che già si sono mosse. Sì, una tra sì, le tante, una tra le tante è proprio il Liverpool che quest'estate perderà Salah. Salah. Cioè Dybala quanto gioca al Manchester, al Liverpool? Quante partite salta per infortunio? Quello sì. Allora, a livello di infortunio ti do pienamente ragione. Però Dybala, capito, questo secondo me è il punto chiave di Dybala, che Dybala potrebbe anche prendere quei soldi lì. Ma tu per sostituire Salah prendi un giocatore che rischia che i quarti di finale non te li gioca perché è rotto. Quello ti do pienamente ragione, su quello non è... Però, scusa una cosa, 30 sai, milioni, posso dirti una cosa? Luca, posso dirti una cosa? Luca Ortelli, Sì. Tipo, allora, se Dybala non ha accettato quando poteva andare allo United o al Tottenham, adesso non mi ricordo. No, al Tottenham cambiarono poi il mister, Pochettino. Ribadisco. La gente di Dybala quando c'era quello scambio stava nell'ufficio del presidente dello United, soprattutto perché lo stesso Dybala non è voluto venire da noi. Però al Tottenham accettò, Al Tottenham sì, perché noi stavamo messi male, quindi lui per me non ha accettato. Però dico, noi erano cifre molto più alte, cioè, quindi secondo me il discorso non regge. Per me lui voleva rimanere alla Juve, poi la Juve ha detto... Secondo me te la raccontano così perché Dybala vuole passare da buono, ma Paolo Dybala se si fosse reso conto, cioè ovviamente la Juventus si ritrova un Dybala che chiede 10 milioni in un anno in cui che per un'azienda venire dal Covid è un danno grave economico, si ritrova un giocatore che c'ha un infortunio, può giocare sul fatto che il suo procuratore non sia stato pronto a firmare il rinnovo, è ovvio che la Juventus da commerciante è lì che abbassa il prezzo del cartellino del rinnovo perché dice: non sei stato pronto per il contratto, ti sei infortunato, ti abbasso il contratto. Ma è ovvio che la Juventus cerca di tirare l'acqua al suo mulino. Raga, ma la Juve, io penso che siamo tutti d'accordo che la Juve ha fatto bene. Vabbè, sì. A queste cifre qua non posso dare torto. Ma sia per scelta economica, ma anche per scelta di futuro. Comunque sia la Juve sta a fare un progetto con giovani, un giocatore che non ti gioca mai praticamente... Non ha più senso che sta dentro un progetto del genere. Ma è per questo, è per questo che ti dico, secondo me Fubba ha ragione, perché oltre che all'Inter, e già lì ho i miei dubbi, Dybala non verrebbe messo dentro il progetto. Non sto dicendo che non verrebbe acquistato, perché Dybala attualmente secondo me sarebbe titolare in gran parte d'Europa, titolare o comunque un giocatore importante, ma al centro del progetto come giocatore chiave in un Liverpool, in un Manchester City, in un PSG, in un Real Madrid, in un Barcellona, attualmente comunque non me la vedrei, perché... Guardando, 29 anni, incostante, segna poco, molto fragile, in generale sparisce nelle partite importanti, poi non voglio dargli una colpa. Segna poco, quando ha giocato quasi sempre segnato, Secondo me il segna poco è perché, cioè ragazzi, quest'anno Dybala è quello che ha segnato di più della Juve. Sì, però io sono anche d'accordo con Luca Leoni sul fatto che per me Dybala qualche volta, non dico che ha finto gli infortuni, però se sta cosa se... è andata avanti per così tanto tempo, significa che forse qualche infortunio lui non è che ce l'aveva, ma ha evitato di giocare, perché allora a sto punto il calciatore non era contento da mesi, perché non è possibile che dall'oggi a domani tu te svegli, basta, io non rinnovo più. E questo è mesi che però... si porta avanti sta storia. No, ripeto, sì, secondo me è proprio la Juventus che a un certo punto dopo ottobre ha detto... prendo Vlahovic, ma perché secondo me ma lui stesso prende Vlahovic, cioè, comunque sia lui la è anche la conseguenza, non è che l'ha saputo adesso lui sarà mesi, secondo me Vlahovic, ribadisco, Vlahovic è stato un discorso totalmente indipendente, l'hanno detto anche loro, è stato preso per necessità, per evitare l'effetto asta di quest'estate, perché Vlahovic voleva venire, la Fiorentina voleva monetizzare.
quindi per me è stato quello. Poi Dybala è stato... il bilancio complessivo, cioè... però comunque esatto, ma che devi calcolare che rinnovo di Dybala, non penso che la Juve spende senza pensare alle spese future, cioè ovviamente fanno i conti e dicono: fratello, l'ingaggio di Vlahovic ce lo paghiamo con il mancato rinnovo di Dybala. Esattamente, quello che ho pensato anch'io. Prendi Vlahovic, lo paghi così tanto, dici, però è chiaro che devo cedo. Cioè, perché il rinnovo di Dybala con i soldi, o con i soldi costa 100 milioni di lordi più o meno, cioè alla fine, perché tu netti lo vai a pagare, se sono 10 milioni l'anno lo vai a pagare, avrebbe fatto 4-5 anni, erano 40 milioni netti, che saranno stati 80 milioni lordi in 4 anni. Sono soldi che tu... Vabbè, loro saranno già programmati quei 6 milioni. Cioè, Vlahovic più i 6 milioni che gli avrebbero dato, più o meno. Esatto. Il programma della Juve sarebbe stato quello. Cioè, loro avevano preso Vlahovic e diamo questa a Dybala. Non accetta Dybala, sti cazzi. Cioè, nel senso, a un certo punto... devi... Però Dybala che non segna nelle partite importanti, Luca... non proprio, cioè, nel senso... Esatto, con l'Inter ti ha fatto gol, con Napoli l'anno scorso ti ha fatto gol. Col Milan ti ha fatto, cioè, raga, Barcellona perché non gioca per quello. In Champions mi trovi il Barcellona, Luca, nel senso, segna le partite importanti, ma io vorrei un giocatore di carattere decisivo che mi prende la partita e me la scambia, me la rivolta. Dybala non è mai stato. È anche vero, Maschera, è anche vero che Dybala quando non è in giornata e cammina fa venire solo il nervoso. Cioè, Dybala c'ha delle giornate in cui si mette lì che cammina, ma... passeggia, prende il pallone, lo scaricano. Posso dire, è l'unico campione che io mi ricordo, argentino a parte Messi, di carattere alla Juventus, è Tevez. Tevez è un campione. Dybala è sempre stato un ottimo giocatore. Per me, ribadisco, il più forte della Serie A lo sarà sempre. Purtroppo travagliato di infortuni, cioè ci sono un botto di infortuni, però ciò non toglie che Dybala, quando è in campo, ti cambia la partita. Però io alzo la mano e dico... chi in Serie A rispecchia queste caratteristiche che dici tu, Luca? Cioè, nel senso, non c'è nessuno che è in grado di rivoltare una partita. Cioè, anche Vlahovic, per dire, col Villarreal, a parte l'andata. Cioè, nel senso, non sto dicendo che Vlahovic non sia un fenomeno. Io lo dico, sto dicendo che non c'è nessuno che sia in grado di rivoltare. Manca... Uno c'è in Italia. Chi è? Federico Chiesa ce l'ha. Ok, Federico Chiesa, Federico Chiesa è un fenomeno vero, ragazzi. Infatti, ragazzi, con tutto il dovuto rispetto, mi metto un attimo grande, non voglio fare l'egocentrico, poi mi tolgo subito. Per quanto sia tecnico Paolo Dybala, attualmente, secondo me, comunque in generale quest'anno, Vlahovic e Chiesa sono più forti di lui. Dybala è il terzo giocatore più forte. A livello tecnico, Luca, no. Ma noi non siamo Cassano, noi non valutiamo i giocatori per la tecnica, noi valutiamo i giocatori in generale come tecnica, come classi, come eleganza, non c'è paragone. Se poi devo guardare il giocatore, sì, senza neanche guardare l'età, io punterei 10.000 volte su Vlahovic con Chiesa, avendo anche la stessa età, essendo a zero inizio carriera, punterei su di loro piuttosto che Dybala. Luca, faccio esempio, quel passaggio di carattere, Dybala non è mai stato di carattere. La prima presenza di Vlahovic, no? Che va a segno contro il Verona, giusto? L'assist di Dybala, l'assist, raga. Che cazzo di assist ha fatto? È clamoroso. Ma nessuno lo mette in dubbio come giocatore. Tu mi puoi dire che Chiesa più carattere, è vero, Chiesa fenomenale, io ti do pienamente ragione su sta cosa, ma Dybala ti fa cose che gli altri non sanno fare. Il gol con la Sampdoria, cioè un gol che te prende, parte, tira, non si sa, fa gol magici, non li sa fa tutti i giocatori sti gol. No, ma è vero. Però che non lo facesse ogni volta, ogni giornata. Luca, il problema è il fisico. È il fisico, esatto. Perché se Dybala quest'anno... Ma non ha neanche ruolo alla Juve, Dybala, ragazzi. Anche Dybala questo, sono anni però, che gioca senza ruolo. In questi ultimi anni Dybala non aveva questi problemi fisici, ma non c'era neanche il dubbio di chi era il giocatore più forte della Serie A. Ma l'avrebbero rinnovato, infatti, ragazzi. Se quelli fossero stati... Dopo gli infortuni stanno rovinando la sua carriera, perché ovviamente io sono d'accordo con voi che la Juve non ha deciso il rinnovo per il fatto degli infortuni, troppi. Poi scusate, posso dire una cosa, ma basta ribadisco, Dybala, per quanto se ne possa dire, Dybala è quel giocatore che se è in forma ed entra in campo ti cambia la partita. Dybala, tu Luca puoi avere tutti i giocatori col carattere che vuoi, ma se non hanno in una squadra c'è sempre quello... che è più forte rispetto ad altri. L'unico calciatore, cioè nemmeno Messi,
con tutto rispetto, con tutti i paragoni del caso, è un trascinatore. Parliamoci chiaro, Messi non è un trascinatore. Eppure Messi fa le cose in campo. CR7, caratterialmente no, caratterialmente no. Poi il esatto, livello di gioco di sì. Argentino l'ha vinta da solo. Io ho in memoria che è stato un trascinatore, è stato Tevez. L'unico trascinatore argentino vero, argentino degli ultimi anni, e ti parlo, non anche di Icardi, perché ti posso parlare di, posso parlare di un sacco di giocatori, ma degli ultimi anni, giocatori trascinatori leader argentini, io ricordo Tevez. No, a parte infatti Higuain no, perché non ha vinto a Napoli, ma Icardi sì, Icardi si trascinava un Inter che faceva non schifo di più, e se le trascinava qua, lascio parlare Luca di Icardi, però trascinatore Icardi. Luca, per trascinatore si intende secondo me un Mandzukic, non un Icardi. Cioè Icardi faceva polemiche e gossip, Mandzukic ti trascinava la squadra, non e per aveva colpa carattere sua, però sì. Mandzukic per me è uno non per colpa più forte della Juve nell'ultimo decennio, non per colpa sua. Se un giocatore non vuole che si parli male di lui e il tuo agente continua a parlare male di te, è brutto da dire, ma tua moglie la fai star zitta, il tuo agente in questo caso, è brutto da dire, sono andata malissimo, però ci riferiamo a Lurida, però a livello calcistico, cioè non è che Raiola e Van Danara, cazzo sei, stai zitta, parlo io, quindi vuol dire che hai faceva comodo anche lui. Hai la maglia del Manchester e dell'Arsenal, eh? Questa Arsenal. No, stavo facendo. No, perché se fosse. Sì, no, lo so che della... se fosse stata del Manchester, potrei capire perfettamente le tue parole. Io non l'ho capita. Smetti, no. Chi gioca? Chi giocava nel Manchester? Dici Tevez, se parli. No, Greenwood, visto che ha detto di. Ah, ok, oh, Luca. Non l'avevo capita. Oddio, vabbè, no, però, posso chiedere una cosa, ma secondo me a questo punto Dybala è, cioè, era così essenziale nella Juve, in questo momento, cioè, si può sostituire con qualcuno o non serve sostituirlo? No, ecco, al momento no, l'anno prossimo sì. Parlo di Dybala, non è possibile sostituirlo tecnicamente, Rizzo? Esatto. Perché tecnicamente sì, lo paghi, c'è un giocatore più tecnico di lui, non, se mi chiedi un nome neanche te lo so dire che puoi andare a prendere, però... Visto che di Dybala abbiamo sempre discusso la sua posizione in campo, il suo ruolo, che lui gioca bene da trequartista, seconda punta, all'esterno non lo fa subito bene, giochi con il 4-3-3 di cui si parla a Torino, adesso torna, e al posto di Dybala prendi Chiesa, ce l'abbiamo, ti manca un esterno, levi Dybala per prendere un esterno e perdi tecnicamente, però tatticamente... abbiamo più equilibrio e riusciamo a fare del gioco, perché Dybala, per quanto sia stato forte tecnicamente, sia un top, ha un po' sempre condizionato le scelte tecniche dei mister, Paolo Dybala. Posso dire una cosa, questo sì è vero, però Dybala in campo ti faceva girare meglio la squadra, basta vedere ieri con la Salernitana, sì, la Juventus, sì, ma gira bene, la Salernitana però, sì, però... prendo un'altra, con l'Atalanta, col Verona, cioè, sì, ma è un giocatore... Dybala ti fa girare bene la squadra. È quella lì, la cosa. Dopo che Dybala tu mi dica, Lodovì, io sono d'accordo. Cioè, io volevo una un epilogo perché non ce la facevo più. Cioè, raga, è diventata assillante. Io vorrei vederlo sinceramente da un'altra parte, ma non per altro, perché adesso la Juve non è facile. Onestamente. No, anche perché sta ricostruendo. Esatto. Poi lui ha giocato, tra virgolette, nei periodi un po' più brutti degli ultimi 2 anni. Cioè lui, il miglior momento, l'ultimo prime l'ha avuto con Sarri, dove comunque era una Juve abbastanza forte, diciamo, non era la Juve vera, però era una Juve abbastanza forte. Adesso giocare in questa Juve senza poi una collocazione in campo, perché lui gioca un po' sì lì, però è un po' girovaga, lui è messo lì, fai fatica, anche perché dietro non hai un centrocampo, cioè sì. Sei un po', cioè lui, il suo ruolo poi bene o male è un po' quello di legare l'attacco centrocampo e fare un po' il falso, cioè non il falso 9, però un trequartista seconda punta, quindi poi creare quel legame tra centrocampo e attacco. Dal momento in cui tu non hai il centrocampo, risulta anche difficile poi giocare senza palloni buoni che ti arrivano, cioè lui magari se li va a prendere, fa la giocata. Però secondo me in questo momento giocare per la Juve davanti non è facile.